La nuova rotatoria realizzata in Viale Azzari a Pallanza, uno degli assi principali della viabilità verbanese che consentirà l'ingresso e l'uscita verso un nuovo supermercato, fa già discutere. Ha preso forma infatti nelle ultime ore la terza rotonda consecutiva in meno di 300 metri. La prima, quella principale, all'incrocio con Corso Europa, la seconda, poco più a nord, all'altezza del Tribunale dell'Esselunga. La terza, invece, servirà a consentire l'ingresso e l'uscita dal nuovo supermercato della catena Eurospin, un'opera che suscita a dir poco perplessità. Il risultato è quello di una mini gincana per le auto, infatti un percorso che non appare nemmeno molto comprensibile a chi sopraggiunge sia in direzione di Pallanza che di Intra. Sui nostri canali social sono stati tanti i commenti da parte dei nostri follower che esprimono contrarietà al progetto. Molti sottolineano la pericolosità del nuovo intervento, ma c'è anche chi evidenzia la presenza di ben 3 supermercati in un'area molto ristretta: Lidl, Esselunga e ora anche Eurospin, forse troppi per Pallanza, senza contare gli altri sparsi su tutto il territorio cittadino. L'inaugurazione del nuovo supermercato Eurospin è comunque prevista per il prossimo 2 di luglio. Il nuovo centro sorge su quella che una volta era la floricoltura Hillebrand.